giornata mondiale del rifugiato, tante cose fatte, tante cose ancora da fare. Sì, tra le cose fatte sono i progetti in corso, i progetti che come cooperativa Mediterranea seguiamo ormai da diversi anni, e sono i progetti di accoglienza dei richiedenti asilo dei titolari di protezione internazionale attraverso i progetti ministeriali del SAI e dei comuni italiani. Noi gestiamo diversi progetti nella provincia di Foggia, progetti la cui titolarità è una titolarità pubblica, sono i comuni titolari di questi progetti, e questo va sottolineato perché è un vanto del nostro paese, dell'Italia, che grazie al contributo dell'ANCI e dei comuni italiani hanno voluto fortemente che venisse avviato e realizzato un progetto, un programma di accoglienza diffusa sui territori comunali. La nostra provincia e i nostri comuni hanno risposto positivamente a queste sfide, e difatti l'integrazione avviene nella vita quotidiana di ogni giorno. A fronte di questo sforzo continuo e con risultati positivi dei progetti SAI di accoglienza diffusa dei comuni italiani, bisogna però sottolineare, è doveroso sottolinearle, come in questi stessi giorni la politica dei paesi europei, dell'Europa, va in tutt'altra direzione. Si mette in campo procedure di respingimento, semmai camuffato, però di respingimento, con quelle conseguenze drammatiche che ciascuno di noi conosce, visto quello che sta accadendo nel Mediterraneo in questi mesi. Politiche di respingimento che tendono a spostare il problema fuori dai confini dell'Europa. L'Europa sempre di più si rischia di caratterizzarsi come una fortezza a cielo aperto e il Mar Mediterraneo come un grande cimitero. L'immigrazione è un fenomeno strutturale con il quale dobbiamo fare i conti, e soprattutto va interpretata come una risorsa.